Ricognizione del percorso dell'ottava e ultima tappa del Tour de Ski 2011. Si parte logicamente sempre dallo stadio di Lago di Tesero. Sia le donne che gli uomini faranno un anello di un chilometro, un po' meno rispetto agli altri anni per quanto riguarda la categoria maschile. E poi imboccheranno la pista della marcia longa. Dopo 4 km praticamente pianeggianti si imbocca la final climb, gli ultimi 3 km più duri, più impegnativi, probabilmente quelli decisivi di questo quinto Tour de Ski. A questo punto io lascio la parola a Pietro Piller-Kotter, che quella salita l'ha già fatta per 3 volte. Da parte mia vi saluto, Pietro, buon lavoro, ciao! Grazie Marco, adesso gli atleti, dopo aver affrontato questo lungo pezzo di trasferimento in piano, incominceranno la salita, e proprio in questo momento e proprio in questo posto la salita inizia, quindi seguitemi che incominciamo a scoprirla. Questo sarà il punto più facile di tutta la salita, gli atleti lo affronteranno anche con una discreta velocità e siccome c'è anche un lungo rettilineo, anche se il distacco in termini di tempo sarà molto alto, avranno se non altro la possibilità di vedere gli avversari davanti, che spesso non è una cosa che può giocare molto a favore di chi insegue. Eccoci, qui ci troviamo su uno dei pezzi più duri del percorso, questo qua è il secondo dei due muri, gli atleti in questo punto si troveranno molto stanchi, ma manca veramente poco al traguardo. Avranno affrontato dei vari tratti a dover passare tra delle porte, ovviamente blu e rossa, sarà tutto segnato e questo qua è uno degli ultimi tratti veramente duri e dove la fatica si farà veramente tanto sentire. Finalmente al traguardo, credo che gli atleti arriveranno qui con una grossissima soddisfazione, una grandissima stanchezza, ma veramente soddisfatti per aver ottenuto il loro traguardo. Penso che 8 gare in 10 giorni non siano una cosa da poco e soprattutto affrontare una salita del genere. Quindi un complimento a tutti e arrivederci l'anno prossimo in Val di Fiemme.